Ciao a tutti amici, oggi vi faccio vedere questo trucchetto che ho visto recentemente su Youtube che è SEO Ice. Praticamente eh, serve per rubare traffico ai vostri, ai siti competitors eh, util utilizzando ovviamente l'intelligenza artificiale per fare il lavoro in modo molto più semplice Allora l'idea è questa, come mia... <ride> ho capito, no? Voi avete ad esempio, io ho questo blog che parla un po' di tecnologia, parla un po' di tutto, no? Eh, ad esempio, un mio competitor potrebbe essere Salvatore Arzanulla, no? Che anche lui parla di tecnologia, un po' così, no? Praticamente, se lui posta adesso una, un blog eh, su una, un nuovo trucchetto che non sa nessuno, un trucchetto nuovo, nuovo, appena, appena inventato per fare soldi. Ovviamente quello andrà abbastanza virale perché lui c'ha milioni di visualizzazioni e di discreti. Quindi praticamente te vai a copiare gli stessi articoli che sta facendo lui. Però non andiamo a copiare il testo, le immagini, perché ovviamente Google vede che è una cosa copiata. A parte che lui ci potrebbe fare causa, noi andiamo solo a copiare le idee. Ovviamente il metodo eh, normale sarebbe andare su qua e, e farli. Proprio in modo manuale e così. Ma noi adesso ci avvaleremo della, di vari espedienti per fare la cosa in modo molto più automatico. Uh, quindi, ovviamente, anche qua in gadget questo in inglese, uh, quindi, poi l'idea è che uh, la gente inizierà a cercare quello che lui ha postato. Però, magari. Troverà il suo blog come primo, ovviamente, però ci saremo anche noi che abbiamo fatto un articolo praticamente molto simile con queste sue idee, no? Quindi questo è un po' per rubare il traffico ai tuoi competitori. Una tecnica poco così: un po così un po' fregona, però vabbè, eh, business is business, eh, bisogna trovare senza infrangere la legge senza andargli a copiare l'articolo. Eh, questa diciamo, è una tecnica legale. Allora, eh, Salvatore Arzalula no, innanzitutto non ha un, un sito Wordpress, quindi è più difficile la sua, eh, andare a, a fare quello che devo fare. In pratica dobbiamo, adesso non andiamo a vedere il suo, il suo sito che vi dà troppe idee per infrangere la legge. Andiamo sul sito di Mirko Jacks. Noi dobbiamo andare a vedere, invece di fare questa cosa in modo manuale, cioè guardi qua, guardi qua, copi, te li scrivi. No, noi andiamo a cercare il sitemap del sito web. Così c'è, praticamente un, una, una pagina dove ci sono tutti gli articoli in ordine di, uh, di messa online. Quindi normalmente uh, i siti web WordPress utilizzano dei plugin che creano un sito SiteMap a questo indirizzo. Se utilizzate gli host, io stesso lo crearei a sitemap underscore index.xml. Questo è quanto. Poi da qui potete andare a vedere le pagine, i post. A me interessano più i post perché i post sono gli articoli. Ecco, noi abbiamo la lista di tutti gli articoli. Ammazzate quanti ne ha fatti questo mio progetto. E chi lo conosce? Pensa Allora, noi adesso andiamo a copiare questo. E però. Perché l'idea non è andare a copiare quello che ha scritto. L'idea è creare degli articoli nuovi, utilizzando ovviamente ChatGPT, eh, degli articoli che ha fatto, no? Quindi è tutto diverso, però le idee sono le stesse. Quindi uno quando va a cercare, può essere che va a trovare anche gli articoli, no? Adesso la prima cosa da fare è convertire l'XML in, in un file... Eh, generato più semplice tipo un CSV. Allora noi qua ho trovato questo convertitore XML CSV. Inseriamo l'URL load URL. E ok, convert to XML. Ok. Salva su disco. Ok. Poi mi sono perso ecco. Adesso ci abbiamo, perché l'XML, come avete potuto vedere, è un po' incasinato come formato. Adesso potremmo questo aprirlo anche in Excel e prendere solo la prima colonna che è quella che ci deve essere. Adesso ho la bellezza di 263 articoli. Facciamone per un test solo 10, i primi 10. Adesso andiamo in chat GPT. Chat GPT e gli possiamo dire crea un articolo articolo blog per ogni di questi possiamo anche uh, va bene vediamo se se lo accetta questi per un articolo diciamo che fanno i 10 un botto solo potrebbe essere troppo per chat gpt non sono gratis comunque di questi url anzi via, mettiamo così mi dispiace, non posso accedere già. ok facciamolo apriamo il nostro file editor nuovo ok con un semplice andiamo un po' più grande uh. un po' più piccolo ok con un semplice coso togliamo tutti gli url semplice cerca e trova ok replace con niente ok poi togli tutti i prattini e metti uno spazio replace. ok e togli anche tutte le barre sinali replace with nothing ok copia ok rifacciamo uh, crea no scrivi un articolo, blog per ogni per ogni di questi topic di questi topic. Non è che molto in italiano eh. Semmai chiediamo a ChatGPT di formulare una prompt per ChatGPT con un italiano più corretto. Qua gli diciamo includi, includi una una H1 H2 uh, Metti il SEO Title e SEO Description. Includi OK, vediamo se ce la fa con 10. Ok, potete vedere sta creando il titolo SEO. SEO Description, la K1, la K2 è un po' piccolo, eh? Però diciamo che sarebbe meglio farli uno alla volta perché non ce la fa fare né dieci alla volta. Poi... però, noi adesso questo diciamo è un demo. Poi, se voi avete voglia, fatevelo più, magari lo facciamo. Dr. green Card, come faccio a vederlo. insomma comunque adesso avendo questo qua qui potete andare nel vostro blog e inserire inserire gli articoli uh, e basta e dopo vedere un po se il trucchetto funziona a quanto pare funziona secondo altri video che ho visto dovrebbe funzionare vabbè quindi questo è quanto come rubare il traffico ai vostri competitor e ci vediamo la prossima volta per un altro tutorial. Ciao ciao!